La libertà è il bene più prezioso che ogni persona ha. È il primo diritto che le dittature colpiscono, è la prima confisca che la società attua ai criminali. Un uomo, se non è libero, è perduto, non è un uomo. La libertà assoluta è anche l'obiettivo che ogni essere umano sogna, vivere totalmente slegati da leggi, completamente svincolati da ogni decisione e imposizione altrui. Quante volte ci si è chiesti, infatti, come sarebbe il mondo se la libertà per ogni essere umano fosse assoluta? Se non ci fossero differenze, se non ci fossero imposizioni, se non ci fossero leggi a dirci ciò che ogni giorno dobbiamo fare. I videogiochi a questa domanda, a modo loro, danno una risposta. Andiamo a scoprire come. Fin da piccolo, fin da quando frequentavo i primi anni di scuola, le maestre mi hanno sempre detto: ricorda, la tua libertà finisce dove inizia quella del tuo compagno di classe. Io naturalmente non capivo. E inizialmente è semplicemente un insegnamento che ho appreso come se fosse un dogma. Come dico spesso, infatti, l'essere umano è un animale, ed essendo un animale impara tramite due processi, l'imitazione e l'errore. Il classico esempio di errore è il bambino piccolo, che ha a che fare con il fuoco. Potrete infatti dire quante volte vorrete a un bimbo di non mettere le mani sul fuoco, ma finché non le avrà messe, finché non si sarà scottato, non imparerà mai la lezione. I videogiochi a loro modo fanno la stessa cosa, con concetti molto ben più fini, ben più profondi, e la libertà è uno di questi. La domanda era: quanto sarebbe bello un mondo in cui ogni uomo è libero di fare ciò che vuole? Ebbene, pensiamoci. Buona parte delle regole che ci vengono imposte sono regole sociali, inventate e scritte dalla società per far sì che il meccanismo continui a funzionare. Alcuni videogiochi ci catapultano in un mondo in cui la società non esiste più, in cui è a pezzi. Un mondo in cui ogni uomo è libero, libero di fare ciò che vuole, senza nessun tipo di vincolo. Pensiamo ad esempio a Fallout 3. Lo straordinario gioco di Bethesda ci catapulta, come ben sappiamo, in una realtà totalmente devastata. Un mondo completamente spazzato via da un olocausto nucleare che, con la sua furia, oltre alle vite di miliardi e miliardi di persone, si è portata via anche la struttura stessa della società, lasciando i pochi sopravvissuti in un pianeta senza regole, senza leggi, senza vincoli morali o autorità. In questo mondo, in Fallout, ci troviamo, sì, liberi, eppure la situazione non è da invidiare. In un mondo senza regole, infatti, ciò che emerge, ciò che viene liberato, è l'istinto di dominare di ogni essere umano. E così, come nella savana emerge la legge del più forte, dove solo il più forte è in realtà libero, e tutti gli altri diventano semplici prede, anche in un mondo senza società la libertà sarebbe d'appannaggio solo dell'individuo più forte, che si sentirebbe tranquillamente in grado di dominare tutti gli altri. Possiamo forse chiamarla libertà questa? Io direi di no. L'anarchia non è libertà. L'anarchia sarebbe libertà se l'essere umano avesse buon senso, ma in natura non esiste il buon senso. In natura esiste ed esisterà sempre solo la legge del più forte. Per questo l'essere umano si imposta delle regole, in mondi post-apocalittici come quello di Fallout, ma non solo, ma anche come quello di Stalker o di Rage, su una terra per la maggior parte anarchica possiamo trovare dei luoghi civili, solitamente delle città, dei villaggi o degli accampamenti, dove l'uomo ha cercato di ripristinare delle sorte di leggi. Leggi che evitano il proliferare della violenza indiscriminata verso il più debole. Ed è proprio in questi luoghi, dove la libertà d'azione viene ridotta, che ci si reca quando si ha bisogno di sicurezza. Quando non se ne può più di vivere costantemente nel rischio dell'assalto da parte del predone, del bandito o del mutante. Semplicemente l'assalto del più forte. Eppure, pensandoci, paradossalmente in quei luoghi siamo meno liberi. Ogni singola azione ostile, infatti, viene bloccata dalle classiche guardie, ogni tentativo di furto viene infatti punito. Eppure, proprio per questo controllo, ci sentiamo più sicuri. Un altro esempio di cosa significa essere liberi ce lo offre un altro splendido titolo, Assassin's Creed Black Flag. La storia dell'ultimo capitolo dell'ormai famosissima saga di Ubisoft è incentrata su Edward Kenway, un uomo che per essere libero ha scelto di abbandonare tutto, la sua famiglia, la sua casa, il suo paese. Per essere libero ha scelto di diventare pirata. Eppure non si è affatto liberato. Si è sciolto, è vero, da delle catene della legge, ma è stato incatenato da altre catene, quelle del denaro, quelle del potere piratesco, quelle della continua camminata sul filo della lama, perennemente sospeso fra la vita e la morte. Un pirata, infatti, non si libera da delle leggi, semplicemente se ne sceglie delle altre.
Tutti questi giochi ci fanno capire che la libertà vera, assoluta, forse proprio non esiste. Forse non è possibile liberarsi dalla prigione più limitante esistente al mondo, quella del nostro corpo. Pensandoci bene, solo la mente è libera. Peccato che sia confinata in un corpo. E forse non aveva poi torto Leopardi quando diceva che solo con la morte saremo veramente liberi. Un saluto da Ciro e ad un prossimo video.